Isernia accoglie Pietro Angelerio in un caldo pomeriggio d'estate che non ha impedito a centinaia di persone di assistere a quello che è sempre concepito come un grande evento. Le spoglie del santo sono state accolte da autorità civili, militari e religiose in Piazza della Repubblica, teatro di un altro graditissimo ritorno, quello di Monsignor Salvatore Visco, già vescovo di Isernia, attuale arcivescovo di Capua. Dopo il primo abbraccio dei fedeli con Celestino V, i saluti del vice sindaco Maria Teresa d'Achille, che ha parlato della figura del santo a conclusione di un anno di segni indelebili, culminato con l'arrivo di Papa Francesco e l'apertura dell'anno giubilare celestiniano. Il corteo, poi guidato dall'arcivescovo Visco e dal vescovo Cibotti, è andato verso la cattedrale, in testa agli sbandieratori della giostra cavalleresca di Sulmona. A seguire le confraternite, i disabili, gli scout, il clero, poi Celestino V, scortato dai vigili del fuoco. Il suono delle campane a distesa ha salutato l'arrivo del santo in una cattedrale già gremita di fedeli. Prima del solenne pontificale, officiato da Monsignor Salvatore Visco, è stato il vescovo Cibotti a parlare. Eccellenza, bentornato, rivolto proprio a Visco. Sono state le sue prime parole, accompagnate da un lungo applauso. E ancora, noi la ricordiamo e la ricorderemo sempre nella preghiera. Anche e soprattutto grazie al suo lavoro, noi oggi possiamo dire che viviamo in una diocesi dove la fede si può palpare. Vogliamo per questo salutarla, ringraziarla e chiederle di pregare per noi e la nostra comunità. Un pomeriggio dunque che è solo la prima di un cammino che prevede diverse tappe, tutte nel segno di Celestino V. Un cammino che si concluderà il 5 luglio, quando Isernia accoglierà il cardinale canadese Marc Houllier, prefetto della Congregazione per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. La manifestazione di chiusura del 5 luglio, a partire dalle 17, sarà seguita da Tele Molise con una diretta integrale, con una regia mobile e diverse telecamere posizionate nei punti strategici.